cosa c'è? Vision Air, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. La Cineteca di Bologna presenterà al Festival di Cannes il restauro di Signore e Signori di Pietro Germi nella sezione Cannes Classics. Il film torna così sulla Croisette 50 anni dopo il Grand Prix vinto nel 1966. Nel cast Virna Lisi, Moira Orfei, Gastone Moschin, Alberto Leonello e Franco Fabrizi. Dal passato al futuro, perché Welcome Aliens è il tema di questa edizione del Future Film Festival, in programma dal 3 all'8 maggio. La manifestazione dedicata alla tecnologia applicata al cinema e ai new media si propone di ripercorrere l'evoluzione della rappresentazione del rapporto tra terrestri e alieni, da Invasori dell'altro mondo di Edward Kahn del 57 al più recente Mars Attack di Tim Burton. In programma un omaggio a Star Trek in occasione del suo 50° compleanno. Intanto, per 2 giorni consecutivi, l'Amleto di Benedict Cumberbatch ha conquistato il secondo posto al botteghino subito dopo Il Libro della Giungla, raccogliendo quasi 28.000 spettatori. Lo spettacolo del National Theatre di Londra, proposto in occasione dei 400 anni dalla morte di Shakespeare, è stato trasmesso in 180 sale italiane in lingua originale sottotitolato. In autunno, Nexo Digital porterà in sala altre opere tratte da Shakespeare e messe in scena dalla Kenneth Branagh Theatre Company. Per la pagina dedicata ai nuovi progetti, la New Line ha deciso di portare sul grande schermo Tre cuori in affitto, una delle sitcom più amate degli anni Ottanta. La serie della ABC, per chi non se la ricordasse, vedeva protagonisti John Ritter, Joyce DeWitt e Suzanne Somers nei panni di 3 coinquilini. Il personaggio di Ritter si fingeva gay per evitare di essere cacciato dal padrone di casa. Ed è diventata famosa grazie ad una serie televisiva la 47enne Jennifer Aniston, che è appena stata nominata la più bella del 2016 dalla rivista People. Il magazine da qualche anno sceglie star non solo belle, ma anche molto amate dal pubblico. L'anno scorso era toccato a Sandra Bullock. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!